in uscita un cofanetto con un DVD e un libro di alcune storie particolari che hanno un po' caratterizzato il mio percorso, la mia vita, ecco. È titolato I confini del mondo. Perché i confini del mondo? Perché ci sono racconti nelle prime linee delle guerre del mondo, perché ci sono racconti, per esempio, quando sono andato a raccontare la pena di morte nel mondo, quindi ai confini del mondo delle vite umane e ai confini del mondo anche sotto l'aspetto proprio dei confini lontani da noi. Ecco, c'è questo DVD dove vengono raccontate storie particolari, tipo inchieste che avevo fatto. C'è per esempio una storia nel 93, quando ero riuscito ad entrare in Angola, proprio in modo anche clandestino, come riuscire a raccontare la storia del broglio elettorale e intervistare Savimbi, il capo della guerriglia in Angola allora, che né CNN né BBC erano riusciti a fare, e quindi ho avuto fortuna di poterlo fare veramente. E entrando al secondo tentativo, quindi salendo su un cargo carico di carburante, perché c'era l'embargo di carburante contro l'Angola in quel periodo, contro l'UNITA, contro la guerriglia, ecco, e riuscito, salendo proprio in mezzo a questi bidoni di carburante, ad attraversare il confine tra l'ex Zaire allora e l'Angola. Siamo atterrati nel centro dell'Angola, a Huambo, vicino a Huambo, su una pista sterrata, e lì, dopo pochi giorni, ho avuto la fortuna, oltre ad aver raccolto le prove del broglio elettorale, dove 450 osservatori dovevano tenere sotto controllo 5.000 seggi, bene, il broglio è stato chiaramente una cosa proprio lampante, che però non hanno voluto denunciare. Solamente più tardi le Nazioni Unite hanno dato credito a tutto questo, e pochi giorni dopo sono riuscito ad andare nella bush, quindi nella boscaglia, a incontrare Savimbi, e avevo fatto quell'intervista esclusiva, fortunatamente per me, incontrando questo personaggio che era braccato già da allora, insomma. Questa è stata una delle cose che avevo fatto. Ecco, poi ho avuto la fortuna di raccogliere testimonianze forti anche, per esempio, nel campo del narcotrafficante, nel campo della coca, per esempio, nel campo delle droghe. Quindi ho fatto delle inchieste sulla droga, sulla coca. Ne ho fatto nel 91. Già che ero stato in Colombia con la FARC, nel 94 in Perù, dove c'è una lavorazione, c'è tutta la didattica della lavorazione della coca, dove quando hai la possibilità di tenere in mano un chilo o due di basico di coca, ti chiedi: ma cosa andrà a finire? C'è tutto quell'odore di ammoniaca che ti entra nella testa e nelle ossa. Se la gente sapesse cosa usano per fare questa coca, sicuramente non la userebbe più. E poi dall'altra parte, anche nel Laos, al Triangolo d'Oro, attraversando quei campi di papaveri, attraversando proprio quelle zone dove viene raccolto l'oppio, per fare appunto l'eroina, dove viene anche fumato in queste fumerie. E allora ti chiedi: ma questo mondo, questa gente, perché usa tutto questo? Quindi ho voluto raccontare e raccogliere queste testimonianze. Un passaggio importante è anche stata presentarmi sul teatro di guerra, chiamiamo teatro di guerra, di quel che era la guerra cecena. Quindi nel febbraio del 2000 ho avuto la fortuna e l'opportunità di salire sui carri armati russi, la prima volta che questi entravano a Grozny. Quindi quel materiale però non ho riuscito neanche a mandarlo in onda. L'ho utilizzato solo quando, nell'inchiesta L'altro terrorismo, fatto per Report, sono riuscito a mandare proprio tutto il pezzo di una denuncia forte nei confronti del terrorismo di Stato russo in quel momento. E infatti avevo raccolto per quell'occasione la voce autorevole di Anna Politkovskaja. L'avevo intervistata nel 2003 al suo posto di lavoro, quando non era in prima linea, alla Novaya Gazeta. E quindi in quell'occasione ho avuto l'opportunità, chiedendole: ma lei non ha paura del Cremlino? E lei che mi risponde: tutti hanno paura ora, però questo fa parte del nostro lavoro. Il mestiere del reporter è il mestiere più bello del mondo, perché hai la possibilità di incontrare gli intelligenti e gli ignoranti, i buoni e i cattivi, di vedere cose assolutamente eccezionali. Trovi anche tanta sofferenza, però nella sofferenza trovi l'umanità. Questa umanità ci si chiede: no, perché uno va a cercare la sofferenza? Non è questo, vai a cercare un po' di umanità, perché qui da noi rischiamo, cioè, di entrare in un mondo asettico, perché siamo troppo presi dalla quotidianità, da questo mondo che ti travolge, ti fa correre, senza, dimenticando un po' quel che è il motivo dell'esistenza, un po' questo. Buonasera.
quella di stasera è una puntata molto diversa dalle altre. Perché? Perché noi abbiamo incontrato per caso una persona che in pochi anni è riuscita a fare quello che io, che viaggio molto, ma sicuramente anche altri, tanti altri miei colleghi, non riescono probabilmente a fare in un'intera carriera. Questa persona si chiama Giorgio Fornoni. E da allora, passato qualche mese, me l'avevo mandato in onda a novembre del 99, nella Pasqua del 2000, mi telefona e mi fa: ma perché non vuoi essere dei nostri? Oltre ad avermi fatto gli auguri, chiaramente.